Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, soprannominato Kaiser, detiene alcuni primati della Formula 1 avendo conseguito, oltre ai titoli iridati, anche il maggior numero di giri veloci in gara e di hat-trick, ovvero pole position, vittoria e giro più veloce nello stesso Gran Premio. Fino al 13 ottobre 2013 ha detenuto anche il record assoluto di punti in carriera, superato in quell'occasione da Fernando Alonso, e in seguito da altri quattro piloti. È al secondo posto per numero di gare vinte, 91. Podi, 155. E pole position, 68. In tutti e tre i primati dietro al solo Hamilton. Mick Schumacher. Arriva l'elogio di Toto Wolff, certamente le chance di rivedere Schumacher in Formula 1 nel 2024 non sono molte. Oggi è difficile pronosticare quale scuderia potrebbe puntare su di lui. Potrebbe tornare di moda l'ipotesi Williams, dato che Sargeant non sta impressionando. E visto il legame tra la squadra e la Mercedes, non è da escludere questa possibilità. In attesa di conoscere eventuali sviluppi sul suo futuro, Toto Wolff ha speso parole di grande elogio nei confronti di Mick. Non so se potremo agevolare il suo ritorno in griglia, ha detto a motorsportweek.com, però sento sempre parlare bene di lui. Rispetto le decisioni delle squadre, ma credo che si perdano qualcosa non puntando su Mick. Chiunque lo prenderà si ritroverà un ottimo pilota. Il team principal della Mercedes spera che il figlio d'arte trovi una sistemazione nel 2024. Mesi addietro era stato anche molto critico con Gunther Steiner, boss della Haas, per come aveva trattato il pilota durante la stagione 2022. Il box della scuderia americana non era l'ideale per Schumi Junior, che probabilmente in un ambiente migliore può esprimere tutto il suo talento.